ci sia molta confusione, ma soprattutto non si sia capito bene qual è il termine della discussione. Primo aspetto, stiamo parlando di un paese che l'11 aprile di quest'anno ha dichiarato lo stato d'emergenza su tutto il territorio nazionale per l'immigrazione. Secondo aspetto, il 16 aprile di quest'anno sempre il governo ha nominato un commissario, il dottor Valenta, e dei soggetti attuatori che sono i prefetti delle città capoluogo. Questa è la catena di comando. In questa catena di comando è previsto che l'arrivo dei profughi venga ovviamente, o meglio degli immigrati, venga dirottato nei territori, e quindi i prefetti li distribuiscono. Noi abbiamo proposto, siamo i primi in Italia, voglio ricordarlo, siamo i primi in Italia, un protocollo che è una sorta di documento di intenti, non decide nulla, ma che introduce un elemento nuovo. Visto considerato che noi siamo fuori da questa partita, abbiamo chiesto che ci sia una cabina di regia nella quale, è scritto nel protocollo, si coinvolga la regione e l'ANCI, perché altrimenti i sindaci non toccano palla su questa storia. Il protocollo è andato al Ministero dell'Interno e è stato approvato, quindi non è vero che è una roba inventata in casa, e con il ministro Piantedosi ho parlato più volte. Il protocollo non è per imporre qualcosa a qualcuno, ma dice semplicemente: noi vogliamo scongiurare le tendopoli, vogliamo scongiurare le nuove CONA, quindi cerchiamo di far di tutto affinché questo non accada. Non siamo innamorati dell'arrivo degli immigrati, ma siccome ci arrivano e non dipende da noi, o li gestiamo o li subiamo questi flussi. Cioè, un amministratore può solo che ragionare così, punto. Il livello della politica è un altro livello, giustamente discute, ma il livello della politica è anche quello che deve fare in modo che non arrivi di più. C'è qualche esponente del... Per far polemica, anche perché ormai sono, come si può dire, programmato per vedere i problemi e risolverli. Quando è scoppiato il Covid io chiudevo e tutti gli altri dicevano che sbagliavo, ve lo ricordate? E voi davate anche spazio sui giornali a ste robe, nelle televisioni. Poi alla fine ho avuto ragione io, non era una banale giornata. Vedo i numeri, vedo che oggi rispetto all'anno scorso abbiamo il doppio degli arrivi. Vuol dire che se l'anno scorso abbiamo chiuso con 105.000 immigrati arrivati in Italia, quest'anno chiuderemo con 200.000. Ne abbiamo già 7.800 sul territorio veneto. Se qualcuno mi spiega come possa tutta l'Africa starci in Italia e questa parte di Africa starci anche in Veneto, allora gli diamo il premio Nobel. Questa situazione è insostenibile, quindi si deve risolvere. Questo governo non l'ha creata lui. È una situazione comunque, una congiuntura internazionale, cominciamo col mettere i puntini su lì, ad esempio a livello europeo. L'Europa percepisce Lampedusa come il confine italiano, invece questi immigrati che arrivano percepiscono quel confine come l'ingresso in Europa. Divisione. Dall'altro voglio anche ricordare che dalla Libia, di fatto da quello che so io, non arrivano più, ma c'è il grande arrivo dalla Tunisia, quindi il vero fronte è quello. Considerate che noi mediamente ne abbiamo anche 150 o 200 migranti che vengono inviati sul territorio del Veneto. Quindi noi siamo preoccupati di questi numeri, non siamo innamorati di questo processo, ma siccome questo processo rischiamo di subirlo, io penso che sia ragionevole che il Presidente di una regione e il Presidente dell'ANCI, Conte, pongano una questione. Siamo stati i primi a livello nazionale a chiedere che ci sia una cabina di regia, ma non perché ci divertiamo a fare ste robe, perché se lasciamo fare alle prefetture in autonomia, finisce che una tendopoli da qualche parte ce la troviamo, ma non perché siano perversi nel ragionamento, perché se non trovano altre forme di ospitalità finisce con la tendopoli o con un mega assembramento. A me sembra che noi veneti non vogliamo questo, non vorremmo neanche occuparci di questo tema, ma visto che c'è, vi ricordo solo che fatto 100 immigranti, 63 vanno, ovviamente vengono, diciamo, registrati, 37 non scompaiono, dei 63 il 50%, quindi vuol dire 30-31, gli viene riconosciuto uno status, gli altri 30 non hanno uno status, quindi se li sommo agli altri 37 vuol dire che almeno un 70 immigrati su 100 che arrivano qui che non hanno titolo di venire, perché non scappano dalla morte, dalla fame, non hanno protezione internazionale, non hanno nulla.